Allora, brava gente extra, Insenerone e la deluxe di brava gente, mi sembrava abbastanza logico, e io non sono per nulla di parte a sto giro, addirittura vinile proprio autografato e Insenerone visti in live, fortissimi. Guarda, parliamo anche del live. Visto che ci sono, visto che avevo iniziato la cosa del vado, cioè parliamo del live degli artisti, poi non l'ho più fatto e quindi tocca anche riprendere un po' le abitudini. Live molto bello, iniziato in orario incredibilmente, anzi sarà forse perché l'organizzazione seria, il Flaggstock di Ravenna è fatto bene, quindi ci sta che l'organizzazione sia decente, quindi si è iniziato molto a una decente. E Fioracamono, quello che ha aperto il concerto, bravissimo, ragazzo molto bravo. E poi DJ set, così in un'oretta dei cosa mi si chiamano. DJ set in un'oretta di cosi, di Real Talk. Di Puma e Bosca, molto bravi, e poi un'oretta e mezza di hip hop fatto come si deve da Insenerone. Hanno anche fatto sul palco un paio di ragazzi dove hanno fatto freestyle tutti assieme, bellissimi. Comunque, concerto che è uno di quei concerti che bisogna vedere nella vita, cioè bisogna vedere perché anche se non ti piacciono, ti diverti e basta. L'album, cioè anzi, la deluxe, perché l'album, essendo l'anno scorso, la maggior parte delle tracce, cioè, mai sono un po' vetuste, mettiamola così, e quindi sono belle. E diciamo che queste 5 tracce, 5, 6, no, 6 tracce, non 6 tracce, sono molto buone, molto fighe, e diciamo che parte brava gente che, diciamo, la intro proprio di questa deluxe è molto, cioè spinge tanto, anche Project e Choreo. Workout in live rende molto di più che in studio, cioè Workout in live, cioè se dove sono stato a vederlo, forse è stato un concerto pagante dove la gente che è lì perché vuole ascoltare, ora non diciamo un festival di un comune così dove c'è un po' di tutto, sono lì sempre partito il pogo. È partito e poi 1, 2, 3 che anche quella spinge, poi Jack Smoker qua per me non è che c'è tanto da dire, poi Rosso Fuoco che forse quella un pochino più tranquilla tra tutte e niente, io vorrei dire, non so cosa dire esattamente perché cioè vuoi dire, cioè. Album fighissimo per me, anzi, ce ne posso di più di album così, cioè, che escono nel rap. Solo che molta gente preferisce vendere che fare la roba figa, purtroppo. Quindi sì, questo video molto flash per parlare di una deluxe, perché poi di deluxe non ne parlo quasi mai perché preferisco i progetti interi, preferisco, di gran lunga. L'unico caso, diciamo, deluxe tra molte virgolette è stato Io sono un cane di Cover Gold, che però era, cioè, era un'altra versione con barre nuove, rime nuove, cose varie. Quindi sì, io a questa deluxe, come chiamarla esattamente, questo extra, gli do un 7,5, gli do, molto bello. Potevano fare di più? Sì. Potrò mettere gli scratch, che è l'unico che mancava, che manca effettivamente questo album. Perché due scratch in più, secondo me, ma non dico tanti, due scratch buttati a caso, secondo me avrebbero fatto questa album, sarebbe stato un 8,5, 9. Quindi detto ciò, vi saluto.